Amici di Business 24, buonasera e ben ritrovati con Imprese Possibili. Il settore che andremo ad analizzare e scoprire meglio questa sera riguarda la produzione di componentistica elettrica. L'azienda che appunto andremo a scoprire è Cabur di Altare, chissà insomma che sia un presagio per qualcosa, non lo so, in provincia di Savona, e insieme al signor Carlo Zaccone, direttore generale di questa realtà, a cui do il benvenuto. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, azienda che nasce nel 1952 da due soci, sì. Che erano e sono chi? Sono i signori Caviglione e Burchi, infatti il nome dell'azienda è proprio l'acronimo dei due. Cabur. Ok, esatto. Quindi da qui scopriamo anche il Giacomo perché. Giacomo Caviglione e Archiro Burchi erano due colleghi di un'azienda del Savonese fondata nel 1920 che in quegli anni, nel 52, subito nel dopoguerra, è entrata un po' in difficoltà, quindi con qualche difficoltà, diciamo, anche occupazionale. Questi due tecnici avevano qualche idea, evidentemente, appassionati del loro lavoro, e hanno deciso di staccarsi e di dar vita a questa impresa che oggi è alla terza generazione, quindi attualmente le famiglie sono ancora un'azienda familiare, quindi certo. le famiglie sono ancora all'interno dell'azienda. Siamo arrivati ai nipoti dei fondatori. Fondazione che avvenne appunto, come le dicevo, nel 1952, per chi conosce Savona, in una via che si chiama Via Pia, all'interno di un appartamento, quindi parliamo proprio dell'imprenditoria italiana, sì. diciamo più classica. Via Pia è uno dei Carruggi Liguri, quindi una strada di quelle strette che spesso e volentieri chi viene fuori da fuori Liguria si chiede come facciano a esistere, ecco, quindi questa è un po' la storia. Poi negli anni l'azienda ovviamente si è sviluppata, ha cambiato diverse sedi, oggi siamo ad Altare, in provincia appunto di Savona, diciamo in un paese che è più sulle colline, diciamo sul colle di Cadibona. Impieghiamo un centinaio di dipendenti all'interno dello stabilimento più un indotto di altri circa 200 sparsi in giro, ecco sostanzialmente. Ecco, come si è cominciato? Cioè qual era il lavoro principale all'inizio e come si è sviluppato poi negli anni fino ad arrivare ad oggi? Sì, diciamo i due fondatori, come dicevo, lavoravano in un'azienda elettromeccanica della zona, quindi tutti i giorni si confrontavano con le difficoltà di connessione dei cavi elettrici nei prodotti che questa azienda produceva. E evidentemente vivevano con passione quello che stavano facendo e le difficoltà che quell'impiego dava loro. E quindi, anche quel periodo nascendo appunto nel dopoguerra. Certo, certo, ma soprattutto da un punto di vista tecnico ebbero qualche idea per migliorare la vita di chi come loro faceva quel tipo di lavoro, no? Sostanzialmente. Oggi l'azienda è un'azienda, diciamo, elettromeccanica, metalmeccanica per la precisione, perché noi, diciamo, lavoriamo il metallo, la parte nobile dei contatti, quindi partendo da una bandella che può essere di acciaio, di ottone o di rame a seconda delle tipologie. Questa bandella viene piegata, tranciata, filettata, insomma le diverse, sì. diverse possibilità, e con questo andiamo a costruire la parte, diciamo, conduttrice di un morsetto. I nostri prodotti si chiamano morsetti nel gergo perché connettono i fili. Certo. A questo si deve aggiungere ovviamente la parte isolante, perché conducendo corrente, essendo diciamo i cavi sottoposti a tensione, possono anche essere pericolosi, non devono scaricare, quindi c'è una parte isolante che invece è una parte plastica, per cui alla tranciatura dei metalli noi associamo lo stampaggio della plastica per andare a costruire questo involucro che va a coprire appunto la parte metallica. E naturalmente tutte queste due parti, sia la parte metallica che la parte plastica, devono essere trattate opportunamente per essere rese idonee poi ad avere garanzie di conduzione e isolamento nel tempo. E naturalmente queste due parti, la parte plastica e la parte metallica, devono essere assemblate, quindi noi abbiamo poi un terzo reparto, che è il reparto proprio di assemblaggio, sì. All'interno del quale sono presenti delle macchine automatiche di montaggio, per cui i 7, 8, 10 componenti di un morsetto vengono, diciamo, in qualche maniera montati da queste macchine automatiche che devono essere precise ma anche veloci, giusto per darle un ordine di idee,
qui a noi andiamo a montare un prodotto al secondo, ecco, per intenderci, quindi 7-8 componenti. Quindi fate tutte queste componenti, poi le assemblate e fate anche tante altre cose, nel senso che siete presenti anche per quanto riguarda il mondo dei pannelli fotovoltaici, ad esempio. Sì, diciamo che questo il prodotto che le ho descritto finora è praticamente quello della fondazione, quello ovviamente, che si è portato avanti, diciamo, dalla fondazione fino ad oggi, ovviamente continua. Corretto. Ovviamente con delle evoluzioni, no? Tecnologiche, chiaro, eccetera, eccetera, non sono ancora dal quei morsetti. Dal 52 ad oggi. L'anno scorso abbiamo festeggiato i 70 anni di attività, quindi insomma direi che di evoluzioni ce ne sono state tante, ma abbiamo anche ampliato la gamma di prodotti, rivolgendoci inizialmente negli anni 90 a tutta la parte di alimentatori elettronici che all'interno di un manufatto di automazione sono praticamente il cuore, no, che consente l'alimentazione di tutti i sensori, no, che possono essere sensori di sicurezza, ma anche sensori di prestazione di una macchina automatica. E qui abbiamo una gamma di prodotto decisamente interessante. Noi, diciamo, i nostri prodotti vengono venduti sia in Italia che diciamo nel resto del mondo. Noi abbiamo business in Europa, abbiamo business fuori dall'Europa. In USA, nel Far East. Nel Far East, esattamente, in Europa. E, diciamo, teniamo presente che il 35% del nostro fatturato viene sviluppato in estero, in export. Ecco, parlando sempre dei vostri prodotti e servizi, sì. Vi occupate anche di marcature, di stazioni per veicoli elettrici. Sì, diciamo che l'assistenza è molto importante, sia insomma nel pre che nel post. Certo. Diciamo che la volontà dell'azienda, l'anima dell'azienda è sempre stata quella di seguire le esigenze dei clienti, cercando anche di capirle e cercando soprattutto di dare delle risposte. In quest'ottica, come dicevo, siamo partiti dai morsetti, abbiamo allargato la gamma con gli alimentatori elettronici, ma poi ci siamo rivolti alle energie rinnovabili, questo negli anni 2005-2006, quando si incominciava ad avere l'esigenza di produrre energia elettrica con fonti rinnovabili, quindi con il fotovoltaico. Naturalmente quella che arriva dai pannelli fotovoltaici è energia elettrica, ma con caratteristiche differenti rispetto a quella che noi andiamo poi a utilizzare quotidianamente, quindi ovviamente anche gli articoli di connessione di questi impianti devono avere caratteristiche specifiche. Ci devono essere unità di controllo e diciamo ci siamo allargati su questa fascia. Successivamente, sempre andando ad analizzare le esigenze dei clienti, abbiamo capito che c'era bisogno di regolamentare, di indicare, di contrassegnare per rendere poi facile la manutenzione a chi è preposto alla manutenzione degli impianti, e abbiamo ancora una volta ampliato la base tecnologica dell'azienda inserendo tutta una linea di marcatura, quindi di siglatura degli impianti. Basti pensare che siamo diventati produttori di una serie di stampanti e addirittura di software, quindi di qualcosa che con l'hardware non ha quasi certo, nulla a vedere. Che insomma vi siete espansi veramente tanto e fate veramente tantissime cose e lo fate anche grazie a quelli che sono i vostri punti di forza, cioè la qualità nello stare vicino al cliente, ma soprattutto voi siete anche partner di Power Utility. Sì, direi che per gli addetti ai lavori, ovviamente noi il nostro prodotto è rivolto da un punto di vista commerciale a professionisti dell'elettricità, certo, sostanzialmente. Però io oserei dire che davvero l'acronimo CABUR è Caviglione Burchi, e CABUR significa qualità. Noi siamo diventati da subito, dal 52, partner della più importante Power Utility italiana, che insomma non è un segreto, tutti sappiamo chi sia, quella che da sempre ci fornisce Enel, insomma, sostanzialmente, okay, quella che da sempre ci fornisce l'energia elettrica all'interno delle nostre abitazioni, eccetera, proprio perché Enel ricerca prodotti sicuri, con la massima sicurezza, e certamente qualsiasi installatore, qualsiasi professionista a cui si faccia la domanda che cos'è CABUR potrà senz'altro identificare CABUR come un prodotto di qualità. Ecco, per il futuro quali sono i progetti? Ma direi che è un momento assolutamente buono. E di transizione. Di transizione, certo, ma la transizione significa che molte delle forme di energia che noi oggi utilizziamo comunemente
sotto la forma del gas, sotto la forma dei carburanti, quindi parlo di riscaldamento, parlo di raffrescamento delle abitazioni, parlo di cottura dei cibi, parlo di mobilità, andranno a confluire nell'ambito della energia elettrica. Questo semplicemente perché l'energia elettrica è molto più efficiente rispetto a qualsiasi altro tipo di energia. Nella mobilità basti pensare che un'auto endotermica sfrutta per muoversi il 20-25% dell'energia che assorbe, il resto va disperso. Sì, diciamo che insomma l'elettricità vuole anche più bene al pianeta. E per Corretto. Chiudere le faccio quella che è la domanda della trasmissione, quindi che cosa ha reso possibile questa impresa? È una bella domanda, è una bella domanda, e devo dire che non ho dubbi sulla risposta da darle, perché è veramente la passione trasmessa dai fondatori a tutto il resto della struttura aziendale, dicevo, la passione nel soddisfare le esigenze del cliente, capirle e andarle a soddisfare, che siano esplicite, quindi che te le raccontino, che siano implicite, che non te le raccontino perché magari le stanno soffrendo ma non le hanno ancora ben chiare, quindi insomma osservare, essere disponibili, comunicare. Siamo un'azienda media nel panorama italiano, abbiamo dei concorrenti che sono multinazionali, prevalentemente di madre tedesca, e noi cerchiamo di essere disponibili, di ascoltare i clienti, di farci trovare pronti un po' come noi italiani sappiamo fare. No? Esatto, il Made in Italy comunque su disparati fronti vince sempre, direi che vince sì. Anche in questo. Io auguro veramente buon lavoro e in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Quindi ringrazio il signor Carlo Zaccone, direttore generale di Cabur di Altare in provincia di Savona. Grazie per essere stato buonasera. Con noi. Buonasera. E voi mi raccomando, continuate a restare qui per scoprire tantissime altre imprese possibili a Business 24. A presto, ciao!